io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi. Il sociale sui social e non solo. A cura della redazione di News Rimini e Rimini Social. Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Io ne ho lette cose, la nostra rassegna stampa dedicata al mondo del sociale e della cultura. Oggi è giovedì 21 novembre, sono le 10:06 in questo momento e noi apriamo la seconda delle nostre tre puntate settimanali parlando di un progetto, di un bel progetto il cui capofila è Caritas Rimini, ma sono tanti gli attori coinvolti, un progetto che comincia proprio in questi giorni, si svilupperà però per lungo tempo, ma facciamo un passo alla volta. Allora, il progetto Tu sei qui con me, io sono qui con te. È un progetto che parla di carcere, ma soprattutto del rapporto tra padri e figli attraverso appunto il mondo del carcere. Il primo evento che incontreremo proprio nei prossimi giorni sarà lunedì 25 novembre alle ore 18 alla Sala Sant'Agostino a Rimini, un convegno, un incontro, famiglia a metà, essere padri al di là della detenzione. Noi di questo progetto e di questo incontro ne parliamo con due ospiti che sono oggi qui con noi. Abbiamo in studio Lucrezia Favo, operatrice sociale di Caritas Rimini, specializzata in criminologia e devianza. Ciao Lucrezia, buongiorno. Buongiorno a tutti. E abbiamo in collegamento telefonico Aurora Barbari, psicologa clinica forense, criminologa e responsabile dell'equipe del progetto, nonché moderatrice dell'incontro di lunedì. Ciao Aurora. Ciao Stefano, grazie mille dell'invito, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, comincerei con te Lucrezia, se ci racconti un po', io ho fatto una breve presentazione proprio molto 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 veloce, se ci racconti un po' di questo progetto che appunto prende piede proprio in questi giorni. Certo, molto volentieri. Allora, il progetto si chiama in forma estesa Tu sei qui con me, io sono qui con te, e lo abbrevieremo Tu sei qui per comodità. È un progetto promosso da Caritas Rimini ODV e selezionato da Con i Bambini Impresa Sociale nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. È un progetto che, come dicevi bene, ha un unico obiettivo, che è quello di sostenere i minori che hanno un genitore che sta vivendo, ha vissuto un'esperienza detentiva. È un progetto che nasce appunto come frutto di una matura collaborazione tra Caritas e le istituzioni del territorio. In particolare, tra i partner di questo progetto troviamo il Comune di Rimini, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia, l'UEPE, e la Casa Circondariale di Rimini e l'USM, che è l'Ufficio per i Servizi Sociali per i Minorenni. È un progetto, come hai detto bene, che ha durata una lunga durata, perché durerà 3 anni. Siamo appena partiti, quindi ci stiamo muovendo i primi passi, appunto con il primo incontro di lunedì 25, ma questo progetto ha un ampio raggio di azione. Non solo lavorerà col nucleo dei genitori, quindi delle famiglie, e quindi con i minori presi in carico, ma si occuperà anche di sensibilizzare la comunità. Non solo appunto facendo eventi come quello di lunedì, quindi aperti a tutta la comunità, ma entrando all'interno delle scuole, formando fin dai primi anni di scuola, quindi dall'infanzia, dalle medie alle superiori, la comunità studentesca, e occupandosi anche dei formatori di questa comunità studentesca, quindi dei professori e del personale scolastico. Nelle scuole andremo io come case manager insieme alla collega Michela Delisa, altra case manager del progetto, e partiremo appunto nel parlare di prevenzione alla devianza. Svilupperemo poi temi che andranno allinearsi parallelamente con la figura genitoriale e il ruolo di essere figli, quindi un po' un modo per abbattere gli stereotipi e lo stigma sociale che può nascere sulla detenzione, sul detenuto, ma anche e soprattutto può essere subito dalla famiglia e dai minori. Quindi insomma sono tante e numerose le azioni che questo progetto porta avanti, dicevi, verso tanti settori della società, quindi la scuola, la società in genere, anche il rapporto appunto carcere e resto della società, anche perché come hai sottolineato bene, tante volte il carcere, al di là insomma della sua funzione, del percorso che porta avanti, lascia uno stigma sulle persone e soprattutto in questo caso anche sui ragazzi, sui figli.
dei detenuti. Esatto, il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo l'impatto della detenzione che si può avere sui minori, e in realtà con questo progetto Caritas Rimini compie l'ennesimo intervento di inserimento, di reinserimento sociale, di sostegno alla comunità, e dà pieno compimento anche a quella che è la carta dei diritti dei figli detenuti, carta attiva dal 2014, firmata dall'Unione Europea e dall'Italia, e in particolare in Italia è attiva grazie al lavoro, alla collaborazione tra il Ministero della Giustizia, il Garante per l'Infanzia e per l'Adolescenza e l'Associazione Bambini Senza Sbarre. Quindi ecco, è un lavoro sinergico, in sinergia tra istituzioni, tra enti di volontariato, noi come Caritas, e in particolare è un progetto che si può sviluppare e può essere agito grazie alla comunità di Rimini, al territorio di Rimini, che risponde in maniera affermativa e soprattutto a tutto l'impegno che i volontari che vivono, abitano il mondo del carcere ci offrono con il loro tempo e la loro dedizione. Ecco, giustamente non dimentichiamo il lavoro dei volontari, delle tante persone che partecipano, ma anche la necessità di una società attiva, perché le associazioni ovviamente arrivano fin dove possono, ma c'è bisogno poi di una risposta da parte di tutta la comunità. Aurora, prima di entrare un po' nel merito anche del valore di questo progetto, volevo chiederti un po', visto che tu sarai anche moderatrice dell'incontro, come sarà organizzato l'incontro di lunedì? Ricordiamo, alle 18 siamo in sala Sant'Agostino, quindi qui in via Cairoli 36 a Rimini. Sì, esattamente. Sarà il primo evento di questo progetto legato alla sensibilizzazione, all'informazione rivolto appunto alla cittadinanza, insieme a degli esperti del settore, a dei volontari, proprio per far sì che possano portare la loro esperienza all'interno del carcere, ma anche fuori. In questo Caritas è un po' maestra, lo diceva anche Lucrezia, ci sono tantissimi volontari impegnati non solo nell'area carcere ma anche in altri settori, e ci saranno anche testimonianze di padri ex detenuti, e il tema è proprio quello dei legami familiari interrotti dalla detenzione e l'impatto che questo ha sui figli minori. Quindi è un po' l'occasione per avvicinare la comunità al tema carcere. È un tema che smuove molto, perché fa paura, a tratti ci si mette alla larga, però al contempo è un tema anche denso di stereotipi, di miti e di fascino. Quindi parliamo proprio di che cos'è il carcere, perché il carcere e come si abita, perché questo è un ciclo di incontri. Il primo sottotitolo è appunto cosa vuol dire abitare il carcere. E ci chiederemo anche se c'è, quale può essere la responsabilità collettiva, cioè quale ruolo noi possiamo assumerci affinché tutti possiamo diventare un po' quelle sentinelle, quindi essere più attenti a quelle situazioni che non possono più farci stare lontano, cioè non possiamo più farci girarci dall'altra parte, che può essere appunto lo stigma che vive il figlio di una persona detenuta, che può essere la persona in carcere che è non soltanto un detenuto, ma è un padre, ma è un figlio, ma è un fratello, ma è un marito. E quindi stimolare quella che poi a Rimini, di cui si discute da tempo, ma che il territorio è molto florido, una vera comunità educante che quindi è vicina alle persone. Io credo che una cosa che mi viene sempre in mente quando si parla di bambini, della loro tutela e della salvaguardia, penso sempre a quel proverbio africano che dice: per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Quindi un insieme di soggetti, di persone che sinergicamente collaborano tra loro per educare un figlio che non è il loro, ma è il figlio di tutto il villaggio, di tutta la comunità. E quindi credo che questo sia uno degli obiettivi di questo progetto, no? Che tutti ci adoperassimo per diventare quel villaggio. Aurora, riguardo proprio a questo punto, tu sei anche psicologa, c'è spesso sul nostro territorio, insomma nella nostra società, un dibattito sul carcere che alcune volte tende a essere molto, molto povero, molto superficiale, per cui si intravede insomma il detenuto come unico diciamo obiettivo, che deve rimanere appunto rinchiuso, lontano dalla società, e lì tutto finisce, insomma in modo estremamente semplice, ma le cose non sono mai così semplici come ci hai anche accennato. Quali sono, diciamo, le principali ricadute, problematiche anche dal tuo punto di vista professionale, che si inseriscono nel rapporto padre-figlio attraverso il carcere, appunto?
Sì, sicuramente quello che un po' l'esperienza ci ha insegnato, ci sta insegnando, ma la letteratura scientifica, insomma, proprio l'esperienza di esperti nel settore carcere ci ha reso osservatori di quanto la frattura o comunque la lesione che causa la detenzione o anche le restrizioni della libertà personale rischia di essere una di quelle componenti che generano o comunque possono codeterminare dei disagi nello sviluppo psicologico ed emotivo del bambino. Ci sono delle ricadute di natura psicofisica, quindi sanitaria, isolamento sociale, culturale, deprivazione educativa e anche ricadute nel percorso scolastico, perché poi tutto inficia in quella che è la totalità della vita del minore, oltre allo stigma e al pregiudizio di cui già parlava Lucrezia, di cui si trovano a fare esperienza quotidianamente e che li accompagnano. Quindi ecco, per evitare che tutto questo accada, il beneficiario primo del progetto è sicuramente il minore, il bambino, quindi attraverso anche le doti educative, quindi vuol dire sostenere anche economicamente, supportare tutte quelle attività ricreative, sportive, sanitarie, dei percorsi con degli specialisti, attività padre e figlio, l'aiuto nella spesa del materiale scolastico, tutti quegli interventi che sono a favore del minore. Però per far questo noi dobbiamo avere uno sguardo tridimensionale, no? A 360 gradi, quindi vuol dire che tutto il nucleo di riferimento è in carico al progetto. Quindi, come diceva la collega, facciamo attività nelle scuole, facciamo attività anche a casa, anche con i genitori, con la madre che magari rimane a casa mentre il padre è detenuto o viceversa. Quindi ci sono educative domiciliari, le case manager entrano fisicamente nelle case delle persone in punta di piedi, quindi diventano parte di questo percorso di crescita, di accompagnamento. Ma ci sono anche dei focus group su delle tematiche specifiche di approfondimento, dei gruppi di parola, vuol dire mettere insieme i genitori e condividere le proprie fatiche, le proprie difficoltà, trovare insieme delle risposte che siano diverse, che siano più funzionali, o magari farci anche delle domande, vuol dire anche farci delle domande nuove, diverse, alle quali non abbiamo mai pensato, però metterci in discussione e anche valorizzare quelle risorse personali che ci sono, però che non vengono viste, perché magari sommersi dalle difficoltà quotidiane che sono senza ombra di dubbio molto grandi, però anche riconnetterci con i propri valori, con i propri punti di forza, perché tutti li abbiamo. Aurora, un'ultima domanda. Questo appunto è il punto di vista, diciamo così, che esce dal carcere e in qualche modo cerca di abbracciare, non lasciare sole le famiglie. Lunedì invece ci sarà anche la testimonianza di un ex detenuto. Ecco, qual è, in base anche un po' alle vostre attività, anche la percezione, il sentimento di chi in questo momento si trova appunto detenuto e quindi è lontano dalla sua famiglia? Il tema famiglia nelle persone detenute o in affidamento, perché rimane un tema molto, molto puntuale, molto, molto presente nella storia di ogni persona che ha subito un percorso detentivo, anche quando è in libertà, è proprio l'essere mancato come figura di riferimento, il voler esserci in qualche modo, in tutti i modi possibili, quindi in carcere reso possibile dai colloqui visivi, dalle telefonate, faremo una festa del papà dentro e fuori dal carcere per cercare di avvicinare, però l'esperienza proprio a volte è la molla, il gancio che fa sì che la persona detenuta possa cambiare vita e possa entrare in un vero percorso di legalità. Ci tengo a dirlo perché secondo me dei benefici collaterali e positivi bisogna sempre parlarne, non è l'obiettivo principale del progetto, però promuovere la continuità dei legami familiari a volte, ripeto, è l'unica molla che possa veramente rendere attivo e puntuale quella prospettiva costituzionale della pena che tende alla rieducazione. L'articolo 27 della nostra Costituzione che dice che la pena deve tendere alla rieducazione e questo veramente è uno di quei punti. Quindi ci sono tantissimi benefici collaterali indiretti rispetto a questo progetto, perché quando guardiamo la persona nella sua interezza possiamo solo fare del bene.
tanti punti e come accennavate anche prima, anche tante azioni. Lucrezia, mi accennavi fuori onda che ci sarà anche un podcast, insomma saranno 3 anni con tante attività. Anche Aurora parlava di focus group, insomma ci sarà tanto lavoro. Assolutamente. Io sono molto onorata di avere questa responsabilità, sicuramente è una grande responsabilità, però ecco, noi ci siamo e ci adoperiamo, quindi eccoci. Bene, allora ricordiamo, punto di partenza, insomma, almeno per la cittadinanza, non certo per chi ci lavora dietro, che c'è già sopra da parecchie settimane, anzi da mesi, e sarà lunedì 25 novembre, quindi lunedì prossimo alle 18 alla Sala Sant'Agostino. Il progetto, lo ricordiamo, Tu sei qui con me, io sono qui con te, titolo del primo appuntamento, Famiglia a metà, essere padri al di là della detenzione, abitare il carcere. Ringraziamo Lucrezia Fava e Aurora Barbari per essere state qui con noi, per averci raccontato questa bella attività. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie mille Stefano, buon proseguimento, grazie. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa musicale, poi torniamo qui per la nostra diretta, avremo un'altra intervista, parliamo di una nostra attività di Icaro legata al Chase, insomma tra poco sentiremo tutto. Senza dire niente, settembre arriverà, per me sei tu la bronzatura che un giorno se ne andrà. Non so che cosa hai in mente, né che sarà di noi. L'estate resta impressa dentro mille polaroid. Jack Savoretti, siamo tornati in diretta qui dagli studi di Radio Icaro, Icaro TV, per il nostro appuntamento con Io ne ho lette cose. Adesso parliamo di un nostro progetto di Icaro, del documentario sul Chase, lo spazio che vive, un documentario che è stato proiettato nei cinema, ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali e dopo insomma questa tournée, questo lungo giro, questa sera alle 21:45 arriva qui sugli schermi di Icaro TV. Adesso noi ci guardiamo il trailer, la presentazione insomma del documentario e poi ne parliamo con i nostri ospiti.
Il CES è un luogo in cui chi lo ha pensato non ha pensato solo di mettere delle baracche, ma ha pensato di creare degli spazi. E la loro qualità sta proprio nel fatto che sono spazi fruibili da dei bambini, utilizzabili da dei bambini. Quando tu vieni al CES ti rendi conto che i bambini sono liberi di mettersi dove vogliono, però in un certo senso c'è un'attenzione a come occupano lo spazio, in maniera che lo spazio sia vivibile da tutti nella stessa maniera. E poi quella bellissima cosa del sostegno diffuso. Il sostegno dei compagni non toglie la possibilità che il compagno litighi col compagno con disabilità. Questa cosa del poter litigare e aiutare mi pare bellissima. È un traguardo. Secondo voi, pensiamo un po', che cos'è l'acqua? L'acqua è qualcosa che ti sorprende. Qualcuno dice, il CES non è più quello di una volta, ma per fortuna sono rimaste le esigenze profonde, coinvolgere i bambini col coordinamento pensiero-azione per rendere l'insegnamento e l'apprendimento un qualcosa di intero, non settoriale che riguarda solo la testa del bambino, ma tutta la sua fisicità. Che alberi fortunati! Forse, dissero gli alberi. Forse, sussurrò il bosco pensieroso. E tutti si addormentarono. Questo è un episodio molto importante, che è un episodio che è bello conservare, che si riesce a far convivere le due presenze, quelle dell'archeologia e quella della vita contemporanea, perché abbiamo imparato da molto tempo che l'archeologia vive se dentro c'è la vita. Lo spazio che vive, regia di Teo De Luigi, prodotto da Gruppo Icaro, CEIS e Fondazione Margherita Zebeli nel 2022, realizzato appunto in occasione dei 75 anni della storia del centro educativo italo-svizzero di Rimini. E noi ne parliamo con le nostre ospiti. Sono qui con noi Serena Saporito, autrice del documentario, e Cristina Gambini, responsabile di produzione. Allora, prima di entrare magari nel merito della storia, Serena, da poco è mancato Teo De Luigi, quindi non so se vogliamo magari proprio partire con un ricordo. Sì Stefano, allora, sono già passati 2 anni a vedere queste immagini, ci sembra ancora di essere lì a girare per i vialetti del CEIS insieme a Teo che purtroppo si è ammalato pochissimi mesi dalla prima proiezione a maggio del 2022 di questo documentario, che è stato il suo ultimo lavoro, ma probabilmente quello a cui lui teneva di più, e noi siamo state veramente felici di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto che lui aveva nel cuore, perché lo legava a un'amicizia da sempre con Margherita Zebeli, e era andato a Roma. Teo De Luigi è stato un regista che ha lavorato per la televisione, per programmi che sono stati un po' delle pietre miliari della storia della nostra televisione. Ha collaborato a lungo con Sergio Zavoli, in programmi come per esempio La Notte della Repubblica, però lui è tornando nella sua città negli ultimi anni della sua vita, viveva tra qui e la Liguria, aveva questo progetto che con Icaro ha realizzato. Dicevo,
ha partecipato alle proiezioni di maggio. Tra l'altro noi facemmo 3 o 4 proiezioni, 4 proiezioni in contemporanea, e lui insomma aveva dovuto correre da una sala all'altra e si era davvero speso tantissimo. E pensare che adesso che questo progetto arriva in televisione e tutta Rimini, diciamo, lo può vedere attraverso Icaro, il fatto che lui non ci sia naturalmente ci rattrista, ma allo stesso tempo, ripeto, siamo felici che questo progetto abbia preso vita. Io sono autrice, come tu dicevi, ma sono coautrice insieme a Teo, perché l'ho scritto insieme a lui, e ad Edda Valentini, mentre Cristina è stata la nostra bravissima responsabile di produzione. Cristina, riguardo proprio alla produzione, abbiamo visto anche riprese dei bambini con la mascherina, eravamo in periodo di Covid quando avete lavorato, quindi insomma già entrare in una scuola non è facile, in periodo di Covid probabilmente è ancora più difficile. Com'è stato insomma portare alla luce questa storia? Tra l'altro il CEIS è davvero un luogo iconico della nostra città, che tutti conoscono, da cui tutti sono affascinati, sia chi ci è passato ma anche chi in qualche modo l'ha solo sentito nominare. Com'è stata la lavorazione di questo progetto? La lavorazione è stata estremamente impegnativa, perché siamo veramente incappati nel mezzo di una pandemia che ha ovviamente ridisegnato e ridisegnava continuamente. Ogni volta eravamo pronti, c'era la chiusura, la riapertura, la chiusura, la riapertura. La troupe era una troupe importante, ovviamente con 5, 6, 7 persone alla volta che dovevano entrare a scuola, e è un film con le mascherine, e su questo ci siamo interrogati a lungo, se rimandare ancora la proiezione, aspettare la produzione, che non ci fossero più le mascherine. Però è una produzione figlia di quel tempo. Devo dire che per noi è stata un'esperienza incredibile. Ricordo davvero con grande tenerezza le giornate passate insieme a questi bambini e insieme a Teo, che si lasciava continuamente affascinare dalla loro freschezza, e ogni tanto si perdeva anche lui nei vicoli a parlare proprio, si fermava sulle panchine a parlare con i bambini e magari fermava le scene perché in quel momento aveva bisogno di capire esattamente qual era il sentore del bambino rispetto a quello che stava avvenendo. Abbiamo fatto un sacco di amici, perché la mattina ci aspettavano il nostro arrivo ed erano veramente un'energia incredibile. È stata una produzione però che ci ha impegnato anche con una produzione tra Italia e Svizzera, quindi con viaggi anche in Svizzera per recuperare interviste determinanti ai figli di due importanti personalità, Felix Schwarz e Bischoff, figlio del fotografo di rilievo internazionale che scattò moltissime foto al CEIS e alle istitutrici del CEIS. Una di queste istitutrici divenne sua moglie, e quindi per lui è stato veramente un privilegio aprire questi archivi. Dagli archivi invece del figlio di Schwarz è emersa una pellicola di incredibile importanza dal punto di vista storico, perché lui era il figlio dell'architetto che venne al seguito di Margherita Zebeli mandati da SOS, il soccorso operaio svizzero, dopo una richiesta disperata di aiuto del vice sindaco Bordoni nel 1946. Rimini era praticamente rasa al suolo, c'erano centinaia di bambini per strada completamente abbandonati se stessi, e SOS mandò un convoglio, un treno carico di alimenti, indumenti, ma anche di quelle che oggi sono ancora le baracche del CEIS, le cosiddette baracche del CEIS, dove ancora oggi si fa scuola. Inizia questa bellissima storia, e durante il viaggio Schwarz, che era un appassionato di cinema con le prime pellicole di allora, gira un filmato. Questo filmato roccambolescamente è uscito fuori dagli archivi, ne avevano perse completamente la memoria, ma dopo questo viaggio in Svizzera e intervista a lui, diciamo, ci si è messa alla ricerca accanita di questo materiale. L'abbiamo ritrovato, mandato a Bologna in Cineteca per il restauro, e alcune frammenti di questa pellicola sono inseriti anche all'interno del film, ed è un documento di straordinaria importanza perché mostra la Rimini del 1946 così come non si era quasi mai vista a livello cinematografico. Davvero un gran bel pezzo di storia insomma della nostra città, che esce anche dai confini di Rimini. Abbiamo visto nel video tanti personaggi che intervenivano, tra cui Andrea Canevaro, solo per citare insomma quello più conosciuto sul nostro
territorio. Noi siamo quasi in chiusura, però voglio chiedervi a entrambe, questo è stato un po', ci avete illustrato la storia della produzione, un po' la lavorazione, ma chi ancora non l'avesse visto e quindi aspetta l'appuntamento di questa sera, in che modo sentirà raccontare il Chase? Come lo avete fatto venire fuori? Allora, il Chase emerge come una parte fondamentale della storia di questa città, ma che ha un respiro internazionale. Da lì sono passati i più grandi pedagogisti della nuova pedagogia della nuova Repubblica Italiana, e questa parte di storia qui manca nella consapevolezza della maggior parte dei riminesi. Teo lo definiva un monumento, un patrimonio di rilievo internazionale, ed è questo che è lo spaccato, diciamo, l'approccio con cui abbiamo anche indagato attraverso una serie molto approfondita di interviste il punto di vista, quello che è passato attraverso il CEIS e quello che il CEIS è stato proprio per la pedagogia italiana. L'abbiamo rappresentato come uno spazio che vive, come dice il titolo che aveva voluto Teo, un titolo che gli era stato suggerito da proprio un insegnante in pensione del CEIS, uno spazio che vive in contrapposizione, se vogliamo, anche allo spazio cristallizzato che si trova a fianco del CEIS. Ci sono queste immagini dall'alto, no? Riprese con il drone, che mostrano questo cerchio. In una metà è occupata dalle baracche del CEIS, l'altra metà dal nostro anfiteatro, e sono due spazi che vivono insieme. In questo modo l'archeologia vive. Era quello poi che diceva l'archeologo che abbiamo sentito intervistato, l'architetto che abbiamo sentito intervistato nel trailer prima. Questo era il messaggio che ha voluto con questo film lasciare Teo, il CEIS come spazio vivo che naturalmente deve rimanere vivo, e ci auguriamo che lo sia sempre, aprendosi anche alla città. Di fatto è uno spazio aperto alla città, perché i cancelli del CEIS sappiamo sono aperti tutto il giorno, chi vuole può entrare, e noi ci auguriamo che lo resti sempre, che rimanga sempre questo spazio vivo. Grazie Serena, grazie Cristina, e ricordiamo appunto l'appuntamento di questa sera per entrare intanto a vedere il CEIS e soprattutto a vedere la sua storia, il racconto insomma sia dei protagonisti che ci sono passati, ma anche insomma delle persone che lo vivono quotidianamente, lo spazio che vive, questa sera alle 21:45 su Icaro TV. Grazie ancora. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti. Noi siamo arrivati in chiusura con l'appuntamento di questo giovedì. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa mezz'ora. Ringrazio tutti i nostri ospiti, ovviamente anche Matteo Munaretto in regia dall'altra parte del vetro, che ritroverete tra pochi minuti insieme a Max Alberici a Faccio Cose e Vedo Gente. E io vi do appuntamento a sabato mattina, sempre qualche minuto dopo le 10. Buona giornata. Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi.